apriamo, apriamo, visto che nel pubblico e tra i relatori c'è anche chi si occupa del territorio, chi si occupa della città e quindi del turismo, quindi è un prodotto che cediamo, è un prodotto che volete che cresca? Beh, innanzitutto è un punto di arrivo necessario perché il catalogo di queste tre mostre che sono partite proprio da San Martino, che abbiamo avuto il piacere di seguirlo con voi fino a Padula. Ma quello che mancava era questo libro. Il catalogo aveva infatti l'ambizione di essere anche un'introduzione alla conoscenza di questi luoghi, a queste e avere un cittadelle ideali che sono appunto. E poi certamente una riflessione un po' più ampia perché leggerà questa riflessione su tutti gli spunti luoghi ci hanno dato, sul fatto che partendo da delle immagini come il taglio del mantello di Piero di Bernini o il taglio della testa di Oloferne di Giuditta che è l'affresco di Luca Giordano, c'è stata tutta una riflessione sull'arte contemporanea. Intanto queste tre certose le mettiamo sullo stesso livello, attraverso quale finestra? Quella dell'arte, quella dell'architettura, questa di San Martino, invece quella del Re, quella voluta, quella di Padula invece è di San Severo, è un altro aspetto politico, un altro aspetto economico. Le mettiamo insieme per una escursione, per una passeggiata o solo squisitamente per gli artisti e il valore degli artisti? Io credo che la possibilità oggi sia una meditazione laica, cioè la possibilità di riflettere argomenti che sono poi il silenzio, la sapienza, delle virtù certosine non le possiamo attualizzare grazie al lavoro anche di questi artisti che ci hanno dimostrato come si può meditare con il silenzio, come con il lavoro della Bonfè, si può meditare sull'architettura, si può meditare sulla natura, sulla geometria. Bellissima e mi piace tantissimo questa idea. Pensate che in queste giornate, domani e dopodomani, i monaci di Cava dei Tirreno, di un'altra abbazia, quella afferente al territorio salernitano Cava dei Tirreni, invitano la popolazione a trascorrere una giornata con loro, quindi una meditazione. Meditare sull'architettura è possibile, lo faremo, lo dovremo fare partendo da San Martino fino a Padula. Certamente. Vi ringrazio, auguri, complimenti. Grazie.